x questa direzione, questa asticella qui è libera di muoversi nella direzione x. Quindi x sarà la sua posizione rispetto a un'origine, per esempio questa. D'accordo? Chiara qual è la geometria? Quindi la corrente fluisce qui, fluisce qui, fluisce qui, questa è stata la corrente I, poi si richiude qui, d'accordo? Questo è il percorso della corrente. Con la particolarità è questo è libero di muoversi. Il tutto poi è immerso, diciamo così, in un campo magnetico. Ovvero immaginiamo che nella regione di spazio in cui questa spina è presente ci sia un campo magnetico che supponiamo uniforme nello spazio e diretto ortogonalmente alla lavagna, per esempio uscente. Quindi questo è il campo B, ci faccio questi punti perché sono tante frecce che puntano verso là, verso fuori, diciamo. Va bene. Chiara la geometria? Beh, se è chiara la geometria, allora è chiaro che mai lo faccio più, non si vede bene. Tutto. È chiaro che il flusso concatenato con la spira, lo chiamo φ, a che cosa è uguale? Dovrei fare, ormai lo sappiamo bene, l'integrale di del campo B su una qualsiasi superficie che abbia per loro la spina, per esempio quella che ora vado a tratteggiare molto leggermente perché non voglio lasciare molto di più. Ok, questa è questi qua li chiamo A e B, sono i morsetti della spina, per capirci. Ok, quindi questa è l'area su cui devo fare l'integrale. Poiché è tutto uniforme, se io chiamo L la lunghezza di questo tratto, il flusso φ si scrive come il valore B che è uniforme per l'area che ho tratteggiato là, che altro non è L per x. L è questa lunghezza, abbiamo detto, x è questo tratto qua, la posizione del tratto della spina. Benissimo. Quindi, poiché la spira si muove, il tratto di quella spira si muove, la quantità x varia, il flusso φ varia nel tempo, e quindi si manifesta ai morsetti della spira stessa una tensione E legata alla derivata del flusso, come ben sappiamo elettromagneticamente. È uguale di φ definiti. No, questa è una cosa che ci ricordiamo, no? Quando c'è un flusso che va nel tempo si manifesta una tensione ai morsetti pari a dφ in dt. Il segno dipende dalla convenzione scelta. Se io, come in questo caso, ho fatto la convenzione dell'utilizzatore, c'è il segno più. Vi ricordate, no, quello che abbiamo visto? Allora, quindi questo si scrive d in dt di b l x, ovvero, supponendo, abbiamo detto, B costante nel tempo, L è costante nel tempo, B, L, dx in dt, ovvero B, L, V, chiamando V la velocità del tratto mobile della spina. No, x è la sua posizione, la sua derivata nel tempo è la velocità. Bene. Allora, cerchiamo di capire cosa succede in termini di potenza. Parliamo prima di convenzione elettromeccanica dell'energia, parliamo in realtà di potenza, di energia per un tale tempo. Allora, dal punto di vista meccanico, che potenza c'è in gioco? Allora, la potenza meccanica può essere calcolata in questo modo. Se io chiamo F la forza che agisce sulla spina, su cui fra un minuto torneremo, la potenza meccanica è semplicemente F per V. Vi trovate?
se io faccio forza per spostamento o il lavoro, se io faccio forza per velocità o la potenza, il lavoro per unità di velocità. Quindi se F è la forza che agisce sul tratto ondo della sfida, quella che siamo in figura, F per B è la potenza meccanica sviluppata sul tratto mobile della sfida. La potenza elettrica invece in gioco a che cosa è uguale? Beh, io ho in questa spira una tensione E che si manifesta con questo riferimento, una corrente I che circola, la potenza elettrica assorbita dalla spira è E per I. Chiaro? Vedete, queste due quantità sono definite in maniera, diciamo, completamente indipendente l'una dall'altra. Esiste però tra di esse una relazione legata proprio al fatto che la forza che agisce sulla spira è di natura elettromagnetica. Quindi le due quantità, pur definite in maniera completamente, diciamo, differente, con grandezze che non hanno niente a che vedere, diciamo, in termini di definizione, tuttavia sono collegate appunto da quella relazione di forza che abbiamo visto prima. Vediamo in che termini. La forza a che cosa è uguale? Dobbiamo fare, vi ricordate, l'integrale di T vettor B in delta, no? Questa era l'espressione che abbiamo ricavato prima. In questo caso cosa viene fuori? Beh, I è la corrente che abbiamo... Stiamo calcolando la forza che agisce sul tratto mobile della spina, no? Chiaramente, quella che mi interessa, non il resto. Allora, quindi viene la corrente I che abbiamo così definito, poi viene T vettor B. Allora, come è fatto? T vettor B è proprio diretto in questi termini qua, così come l'ho disegnato, cioè ortogonale al tratto della spina, ortogonale a B. Quindi il suo modulo, facciamo direttamente il modulo, pari a I. Allora, modulo di T che è pari a 1, per il modulo di B che chiamo B senza segno, per il seno dell'angolo immenso, queste sono ortogonali, quindi il seno è ancora 1, perché l'angolo è 90 gradi, per la lunghezza del tratto su cui faccio l'integrale, che è tutto uniforme, no? E quindi L. Trovate? Allora, proviamo a mettere questa cosa dentro qui. Vai, la scrivo qua, F uguale IB per L, così poi dopo mi libero quella lavagna che userò per altri. Ho riportato il risultato qui. Allora, mettiamo insieme questi risultati, vediamo cosa viene fuori. Allora, la potenza meccanica, allora viene IB L per B. Ok? La potenza elettrica che viene? Al posto 10 metto questa cosa qui, l'ho calcolata prima, vedete, ricordate? Quindi abbiamo B, L, V per I. Miracolo, le due quantità vengono uguali. Scopro, cioè, che grazie alle relazioni che abbiamo scritto, quindi all'interazione elettromeccanica che c'è, la potenza elettrica assorbita ai morsetti della spina è uguale alla potenza meccanica che si sviluppa sul tratto mobile della spina. Tiene fuori così. Sto effettuando una conversione elettromeccanica. Allora, la prima osservazione che possiamo fare subito, che è estremamente importante, proprio concettualmente molto importante, è che c'è teoricamente uguaglianza fra potenza meccanica e potenza elettrica. Cioè, io posso, in principio, convertire integralmente la potenza elettrica in potenza meccanica, e vedremo viceversa, adesso della reversibilità parleremo fra un minuto. Non ci sono, cioè, vincoli teorici che dicono io posso convertire solo un tot di potenza dall'uno all'altro lato. Non ci sono questi vincoli.
posso realizzare, diciamo, una conversione 100% dal punto di vista teorico. Voi sapete che questa cosa non è vera, per esempio, per i motori endotermici. Ci sono dei limiti teorici di rendimento raggiungibili. Cosa che qui non c'è. Quindi questo è un fatto che vediamo immediatamente e vale in generale. Ecco, la seconda osservazione richiede un po' più di lavoro. Perché? Appunto, io ho stabilito che potenza meccanica e potenza elettrica sono uguali, però non ho ancora detto niente su qual è il verso, diciamo così, della conversione. Se cioè sto convertendo potenza elettrica in potenza meccanica o potenza meccanica in potenza elettrica. Le due cose sono molto diverse, nel senso che se io converto potenza elettrica in potenza meccanica, allora io sto realizzando un motore elettrico. Cioè prendo la diciamo, potenza elettrica a me disponibile in qualche modo e la uso, la consumo, diciamo così, per produrre potenza meccanica, motore. Viceversa, al contrario, conversione a potenza meccanica in potenza elettrica è quello che succede in un generatore. Ho potenza meccanica a me disponibile, la converto in potenza elettrica utilizzabile per altri scopi. Vediamo un po' di discutere questa cosa un po' più. Allora, per fare qualche ragionamento un po' più preciso dobbiamo considerare quelle siano le caratteristiche di questo oggetto, caratteristiche elettromeccaniche di questo oggetto. Allora, riportiamo cioè su una coppia di grafici in realtà la relazione che c'è. Anzi, scusate, facciamo prima questo. Da qui io scrivo allora sto cercando adesso di scrivere tutte le relazioni che coinvolgono le varie grandezze. L'unica che mi rimane è una grandezza circuitale che mi lega a questo circuito esterno, ma ancora non ho messo in gioco. La relazione circuitale chiaramente è questa, no? È uguale, è grande, è uguale a E piccolo più questa tensione qua, che è pari a RD. Ovvero ancora, lo scrivo qui così ho tutto quanto, I uguale E grande meno E piccolo diviso R. Trovate? Allora, adesso che ho tutte quante le grandezze a mia disposizione, cerco di riportare sugli opportuni grafici appunto queste quantità. In particolare, riporto su un grafico F, la forza che si sviluppa su questo su questa sbarretta mobile in funzione della velocità. Allora, come è fatta questa relazione? Allora, F è pari a IB per L. IB per L. Ma I è dato da questa quantità, eh? No, mi trovo, scusate, mi sono diciamo, un attimo perso. No, ma stiamo andando bene. Allora, al posto di ci metto questa roba qui. Quindi abbiamo E meno E piccolo diviso R per DL, ovvero DL diviso R E grande meno, al posto di E piccolo ci metto quello che sta scritto là, B L B. Ok, vi trovate? Come rappresentiamo questa relazione fra F e B? Chiaramente è una relazione lineare, una retta quindi, a pendenza negativa, una cosa del genere.
Vedete? Questo punto qua, lo chiamo V star, è il valore di velocità a cui la forza si annulla ed è quindi chiaramente è diviso di R. Ok? Quando la forza è pari a 0, V è pari a E diviso B per L. Chiaro? Questo valore qui invece, lo chiamo F star, è il valore quando la velocità è pari a 0, ovvero BL è diviso R. D'accordo? Chiaro? Bene. Questa che ho disegnato è la caratteristica meccanica dell'oggetto in questione, del dispositivo in questione. È un fatto, diciamo, molto importante questa caratteristica meccanica, perché lega in pratica, in questo caso, la forza e la velocità, ma è ciò che viene molto spesso anche illustrato per i motori, per le auto, per le automobili. Se ci pensate, voi avete le curve in quel caso fra coppia e numero di giri, alta coppia, basso numero di giri e così via. La relazione c'è fra coppia e numero di giri, è esattamente l'analogo che c'è qui fra, fra forza e velocità. La differenza è che nel caso delle auto parliamo di coppia perché stiamo parlando di rotazioni sostanzialmente. Qui, poiché tutto è lineare, parliamo di velocità lineare e di forza lineare. Però, diciamo, il tipo di concetto è esattamente lo stesso. Relazione fra grandezze meccaniche, una legata alla forza e una legata alla velocità. Bene, quindi abbiamo questa relazione. La seconda relazione che mettiamo in gioco è invece una caratteristica elettromeccanica che lega una grandezza elettrica a una grandezza meccanica, in particolare la corrente alla velocità. La relazione chiaramente è già scritta qui, basta sostituire. A è la sua espressione per trovare. E anche qui vediamo che la relazione che c'è fra corrente e velocità è ancora una retta a pendenza negativa, che tra l'altro passa sempre dal punto V star, perché quando la corrente è pari a 0, V è pari ancora a E diviso B per L. Quindi l'andamento è di questo tipo qua, una retta, e questo lo chiamiamo V star, che è il valore quando B uguale a 0 pari a E su R. Ok? Bene. Quello che abbiamo disegnato alla lavagna è, appunto, sono le caratteristiche, ovvero il luogo dei punti ammissibili di funzionamento per questo dispositivo. Cioè, tutti i punti di questa curva, ma è lo stesso anche per l'altra, sono punti possibili di funzionamento per questo oggetto. Cioè io potrei avere questo valore di forza, questo valore di velocità o quest'altro e così via. Sono tutti valori possibili perché rispecchiano e rispettano i vincoli che abbiamo messo in gioco. Quindi tutti questi punti sono punti ammissibili. Quale di questi infiniti punti ammissibili si manifesta veramente? Cioè, se io volessi dire, ma a che velocità si muove la sbarretta? Da queste informazioni da solo non posso rispondere, perché io dico, beh, tutte queste velocità sono ammissibili insieme a quel corrispondente valore di forza che ne viene fuori. Ma quale si manifesta veramente non lo posso ancora dire. Per poterlo dire, per poter specificare qual è il vero punto di funzionamento dell'oggetto in questione, del dispositivo in questione, devo aggiungere informazione su qual è il carico meccanico che io sto considerando. Mi spiego meglio. Immaginate che io sto facendo funzionare questo oggetto qua, d'accordo? La sbarretta si muove. Beh, immaginate che magari si aggira tutto al contrario, in modo che la sbarretta si muove verso l'alto, verso il basso, per, diciamo, semplificare la cosa. Allora, immaginate che io a questa sbarretta mi appenda io o appenda un elefante.
è chiaro, mi aspetto che la velocità a cui si muove la sbarretta possa cambiare. Che cosa cioè sto dicendo? Sto dicendo che io sto applicando alla sbarretta una forza, che chiamo F con C, contraria a quella che si sviluppa per effetto di interazione elettromeccanica, che in qualche modo devo controbilanciare. Chiaro? Come faccio a trasformare in equazioni questo ragionamento che ho fatto in maniera molto utile? Devo aggiungere un'ulteriore equazione, che è l'equazione della dinamica, che mi dice che la massa della sbarretta, la chiamo m, per l'accelerazione della sbarretta, la derivata della velocità, è uguale alla forza complessiva, la seconda legge della dinamica, la legge di Newton. La forza complessiva è questa, la forza, diciamo, elettromeccanica, l'ho chiamato F, è la forza resistente, chiamiamola così, che è quella fatta da me che mi sono appeso la sbarretta. Il mio peso, va, per capirci, se sono io che mi appeso la sbarretta. O magari, se la continuiamo a mantenere così, la situazione, io sto tirando questa sbarretta verso di me, ok? Sto facendo una forza resistente, nel senso che tiro la sbarretta verso di me con questa forza F con C. Queste sono le equazioni che devo considerare, che mi permette di capire, diciamo, di chiudere il sistema. La situazione più semplice che io posso analizzare è quella in cui le due forze F ed F con C siano uguali. Questa situazione di funzionamento è quella che io definisco di equilibrio dinamico, perché è la situazione in cui la derivata della velocità è pari a zero. Cioè, quando la forza che spinge e la forza che tira sono uguali, allora la velocità della sbarretta è costante nel tempo. Quindi è una situazione, non è di equilibrio perché la sbarretta continua a muoversi, chiaramente, però la sua velocità è costante, quindi lo chiama equilibrio dinamico in questo senso. Bene. Che cosa ciò significa? No, immaginate che questo sia il valore della forza resistente, il mio peso, io mi sono appeso, quello è il valore del mio peso, i miei 70 kg, ok? Allora a questo punto, in base al ragionamento che ho fatto, posso sapere qual è il punto di funzionamento. Il punto di funzionamento a velocità costante è questo qua, quello in cui la forza F con C, il mio peso, e la forza elettromagnetica, elettromeccanica, sono uguali, questo punto qua. L'intersezione tra le due. Ok? Se volete, possiamo anche, diciamo, in qualche modo spiegarci cosa succede dinamicamente. Perché immaginate che la cosa parta da fermo, ok? Partiamo da fermi e accendiamo il sistema, ok? Quindi colleghiamo questo generatore a qui. Allora, che cosa succede? Succede che partendo da fermi siamo a mu uguale a 0. In questo punto cosa accade? Che la forza che spinge è maggiore del mio peso. Allora cosa accade? Accade che questa quantità è positiva e quindi la derivata della velocità è positiva. Cioè la sbarretta accelera, la sua velocità cresce fino a che arriva a questo punto dove le due forze sono uguali e la velocità non varia più. Quindi qua parte, accelera, e non è che si ferma, ma a quel punto va a velocità costante. Chiaro? Questo succede in dinamica. A noi interessa direttamente il punto, diciamo, a cui arriviamo dopo questo transitorio. Benissimo. Bene, in questo punto quindi sono qui. Questa è la velocità, la chiamo V cappello, a cui si muove la sbarretta, una volta che mi ci sono appeso io. È chiaro che se si appende l'elefante invece che me, il suo peso sarà superiore e quindi la velocità a cui si muove la sbarretta sarà più bassa, come ci aspettavamo. Chiaro? Bene, cosa significa dal punto di vista elettrico questa cosa qui? Se questa è la velocità, questa è la velocità di cappello, ho usato la stessa scala qui, quindi questo è il punto di funzionamento nella caratteristica elettromeccanica e questa è la corrente di cappello che
che si manifesta nel sistema. Bene, una volta individuato questo punto di funzionamento per questa situazione, quindi quando mi sono appeso io alla sbarretta, che cosa possiamo dire? Beh, vedete, da come vengono fuori i grafici, osserviamo che la quantità di cappello è una quantità positiva. La quantità F è una quantità positiva, siamo tutti quanti, qua siamo nel primo quadrante. Qui ancora, V abbiamo detto è positivo, anche il cappello vedete è positivo, siamo sempre nel primo quadrante, maggiore di 0. Questo vuol dire che la potenza meccanica, che è pari a F per V, poiché F è maggiore di 0 e V è maggiore di 0, è ancora maggiore di 0. La potenza elettrica, che è uguale chiaramente, anch'essa sarà maggiore di 0, come possiamo riscontrare facilmente da qui, V positivo, I positivo, potenza elettrica positiva. Che cosa quindi sta succedendo? Io sto assorbendo una potenza elettrica positiva ai morsetti della sbarretta, quindi la spina sta assorbendo una potenza elettrica positiva e sto sviluppando una potenza meccanica positiva sulla sbarretta stessa. Quindi sto convertendo potenza elettrica in potenza meccanica. Cioè questo aggeggio è in grado di assorbire potenza elettrica, ovviamente a scapito del generatore, no? Come ben sappiamo dai bilanci di potenza circuitali, e la converte in potenza meccanica necessaria a sollevare il mio peso. Quindi sto facendo un motore elettrico, sto facendo un ascensore se volete, sto facendo un motore elettrico in grado di consumare potenza elettrica a scapito del generatore e trasformarlo in potenza meccanica che serve a fare un lavoro meccanico, in questo caso sollevarmi. Chiaro? Beh, che cosa invece succede se io, invece di tirare la sbarretta come ho fatto prima d'ora, mi metto a spingerla? Immaginate quindi adesso quest'altra situazione. Non ci sono più io appeso alla sbarretta, ma io adesso la spiglio e la spingo. Ok? Quindi faccio io adesso, se volete, del lavoro per spingere questa sbarretta. Che cosa cambia in quello che abbiamo detto? Beh, cambia il fatto che adesso la forza F con C punta nell'altra direzione, perché adesso sto spingendo, non sto più tirando. Quindi, mantenendo inalterato il riferimento, sto dicendo che la forza F con C è negativa. Quindi sono in questa situazione qua, permettetemi di farla così. Ok? La chiamo F con C' per distinguere dal caso precedente. Chiaro? Quindi adesso la forza che io applico è negativa secondo quel riferimento, perché sto spingendo anziché tirare. Chiaro? Bene. Allora, qual è la situazione in questo caso? La situazione è che, facendo lo stesso ragionamento di prima, la velocità diventa questa, V cappello prima, e la corrente diventa questa. Questa il cappello prima, quindi in questo caso lo scrivo qui sotto, il cappello primo è ancora maggiore di 0, vedete sono ancora da questa parte, però la forza è minore di 0 perché sto qui e la corrente è minore di 0 perché sto qui, sto nel quarto quadrante, no? Corrente, quindi il cappello prima. Questo vuol dire che le due quantità, potenza meccanica e potenza elettrica, che sono sempre uguali tra di loro, come sappiamo bene, sono questa volta minori di zero. Cambia il segno, vedete? Perché la velocità rimane positiva, mentre le altre quantità cambiano il segno. Quindi, conti fatti, vedete, per esempio la potenza elettrica cambia di segno. Che cosa quindi vuol dire? Vuol dire che in questo caso la spira assorbe una potenza elettrica negativa, cioè genera potenza. A scapito di chi? A scapito della potenza meccanica che io ci sto mettendo per spingere la sbarretta. Quindi sto realizzando l'altra conversione, da potenza meccanica a potenza elettrica.
sto facendo cioè un generatore col quale per esempio posso ricaricare una pila, posso accendere una lampadina. Questo è quello che succede per esempio nella dinamo delle biciclette, le quali sfruttano il, diciamo, la potenza meccanica del ciclista che muove la ruota per accendere la lampadina del faro. Quindi da questo ragionamento capiamo un'altra cosa fondamentale che vale per le macchine elettriche, ovvero che le macchine elettriche nascono intrinsecamente reversibili, cioè lo stesso oggetto, perché questo è lo stesso oggetto, vedete, può funzionare da motore e da generatore. Poi è chiaro che quando si idealizzano magari i dettagli costruttivi saranno differenti, evidentemente, però il principio di funzionamento delle macchine elettriche è intrinsecamente reversibile. Il che ha una serie di vantaggi enormi. Per esempio, diciamo, la prima cosa che mi viene in mente riguarda il recupero di energia in frenata, no? Che si fa nelle macchine moderne. Lì c'è proprio un oggetto di questo tipo che è in grado di convertire potenza meccanica in potenza elettrica per ricaricare le batterie dell'auto, no? Quando si va in frenata, se io uso il freno meccanico, allora il freno meccanico semplicemente dissipa termicamente l'energia cinetica, una parte dell'energia cinetica dell'auto, no? Tanto che i freni si riscaldano, bisogna ventilarli e così via, no? Chi di voi è appassionato di Formula 1 vede, no? I freni che diventano incandescenti. Viceversa, questi sistemi permettono di recuperare almeno parte dell'energia cinetica per ricaricare per esempio la batteria, grazie proprio alla reversibilità di queste macchine. Quindi le macchine elettriche, motori e generatori, sono estremamente interessanti. E lo vediamo già da qui perché. Perché sono intrinsecamente reversibili e sono a rendimento teoricamente 100%. No, con le perdite ovviamente, stiamo facendo un discorso estremamente idealizzato, no? Però senza vincoli teorici sul rendimento. Quindi, da questo punto di vista, hanno dei vantaggi enormi rispetto ai motori termici. Hanno però una serie di problemi non indifferenti. Il primo riguarda l'immagazzinamento dell'energia. È chiaro che se io voglio far funzionare questo da motore, io devo tirar fuori energia da qui. Quindi devo avere qui una pila, appunto, immaginate, no? Una pila qui, che cede la propria energia per convertirla in energia meccanica. L'accumulo di energia elettrica è una cosa estremamente complicata. Richiede appunto... non è efficiente, diciamo così, nel senso che la densità di energia che si riesce a immagazzinare non è elevatissima. Ci sono problemi di ingombro, di peso e così via che rendono questa cosa molto difficoltosa. Quindi questo è un primo aspetto su cui la ricerca sta intensamente lavorando per rendere efficienti queste macchine da questo punto di vista. Il secondo aspetto che è penalizzante per le macchine elettriche, l'avete capito sollevando questo oggetto oggi. Le macchine elettriche sono fatte sostanzialmente di ferro, perché appunto serve per fare i circuiti magnetici buoni, e il ferro pesa un sacco, quindi questo chiaramente rende meno efficiente poi tutto il sistema, perché chiaramente bisogna poi portare appresso tutto questo peso in più per diciamo, quello che c'è. Quindi ci sono una serie di difficoltà che rendono non immediatamente utilizzabile questa tecnologia già oggigiorno, anche se come ben sapete per la trazione, allora, applicazioni di motori elettrici ce ne sono, diciamo, a iosa nel mondo. In casa di ciascuno di noi ci sono una quantità di motori elettrici che uno magari non si immagina neanche. Il passo successivo sarà quello, chiaramente, di usare questi motori elettrici anche per la trazione, per il trasporto urbano e così via. Adesso si sta cominciando a diffondere in maniera abbastanza significativa tutto questo, però diciamo, c'è ancora molto da fare. Però questi aspetti poi sono analizzati in dettaglio, chi di voi interessato, nei corsi successivi. Nella laurea magistrale elettrica c'è un corso che si chiama veicoli elettrici, proprio,
che tratta esattamente di queste problematiche che ora qui vi ho accennato estremamente superficialmente. Quello che però vale la pena di dire, magari faccio un po' di pausa e poi concludiamo, è che i motori elettrici che sono a casa nostra non sono di questo tipo qua in realtà. Quello che io vi ho fatto vedere qui è il prototipo, se volete, del cosiddetto motore a corrente continua. Questo perché, vedete, io ho supposto che tutte le grandezze fossero costanti nel tempo, tanto che ho potuto portare fuori dalle derivate varie quantità. Quindi, in particolare, la tensione è una tensione costante nel tempo, ovvero, come si dice, una tensione continua. Quindi i motori che vengono fuori da questo principio di funzionamento sono motori a corrente continua, chiamiamolo così per questo punto. Diciamo che funzionano egregiamente, insomma, vi ho detto i loro pregi. Il problema principale di questo tipo di motori sta proprio qua, anche questo lo possiamo già capire, cioè il fatto che ci deve essere in qualche modo contatto elettrico fra il circuito nella parte fissa, diciamo così, e il circuito nella parte mobile. Questo deve strisciare qui per garantire il contatto elettrico in qualunque posizione. Questo è un fatto che è penalizzato da certi punti di vista, perché i contatti striscianti sono sottoposti a molta usura normalmente, quindi si fanno vari accorgimenti, spazzole e così via. Però è un punto assai delicato di modo che accorre il punto, che è ineludibile perché riguarda proprio il principio di funzionamento. Viceversa, i motori che sono più utilizzati, i motori elettrici sono più utilizzati, che sono per esempio il motore della lavatrice e così via, tanto per capirci, sono basati su un altro principio, che è quello dei motori a induzione o motori asincroni. Il cui principio di funzionamento, non ho il tempo di mostrarlo adesso in questi pochi minuti, è molto semplice in, diciamo, come concetto, ovvero immaginate di avere una spina, ok, soggetta ad un campo magnetico che però non è costante come prima, ma è un campo magnetico particolare di ampiezza costante ma di direzione variabile, cioè che ruota in particolare nel tempo. Quindi, se questo è il campo B, potete immaginare che quest'angolo teta vari nel tempo, questo campo B ruota, ok? Che cosa succede? Succede una cosa, diciamo, che possiamo capire molto semplicemente, ovvero che al ruotare di questo campo B varia il flusso concatenato con questa spina qui. D'altra parte, questo flusso è zero quando sta qua, è massimo quando sta qui, varia nel tempo, lo capiamo veramente, dipende da un coseno, un seno, a seconda di come lo definisco, da quest'angolo qua. Bene, poiché questa spina è sede di un flusso variabile nel tempo, vedrà una corrente indotta in esso, il principio dell'induzione elettromagnetica che abbiamo studiato qualche lezione fa. L'interazione che c'è fra questo campo rotante e la corrente pone in rotazione la spina a sua volta. È possibile fare due calcoli per vedere che cosa succede, ma già con un ragionamento sintetico capiamo che cosa ci aspettiamo. Noi ricordiamo che la regola di Lenz ci dice che la corrente indotta si oppone alla causa che la genera. Allora, la causa che genera la corrente indotta è la rotazione del campo. Allora, l'effetto della corrente indotta, in questo caso l'interazione elettromeccanica che c'è fra corrente e campo, deve essere quello di, in qualche modo, compensare questa rotazione. Ma allora che succede? Che la spina si mette a ruotare nella stessa direzione del campo, per cercare di inseguire il campo stesso. Perché se questa spina ruotasse alla stessa identica velocità del campo, allora vedrebbe il campo fermo e quindi compenserebbe perfettamente l'effetto che l'ha generato. Quindi, per effetto della regola di Lenz, la corrente indotta nella spina tende a mettere in rotazione la spina stessa in modo da inseguire il campo. E quindi in questo modo generiamo appunto un movimento da questa interazione. Il bello di questi, quindi si chiamano motori a induzione, perché si basano sul principio di induzione elettromagnetica, che ho fatto capire. Oh,
bello è che non c'è nessun contatto elettrico fra ciò che produce il campo rotante e questa spira in movimento. Sono due oggetti separati che sono accoppiati solo per induzione elettromagnetica, un po' come il trasformatore, no? Immaginate. Quindi il problema che c'era prima non c'è più. Non c'è più un contatto strisciante che deve garantire la continuità elettrica di un tratto in movimento. No, perché la corrente viene indotta elettromagneticamente in un circuito completamente separato. Quindi questo vi fa capire che questi motori sono estremamente robusti. Questo è il motivo per cui, appunto, nelle lavatrici, negli elettromestici e così via, ci stanno questo tipo di motori qua. Perché sono estremamente robusti. Durano, appunto, lo sapete, no? Una lavatrice può campare 20-30 anni, tranquillamente. E magari non si rompe neanche il motore, ma si rompe un'altra cosa. Quindi anche tutti i motori, che so, dei frullatori, i phon e così via, sono tutti i motori a induzione, tutti quanti. Proprio ce n'è tonnellate dappertutto. Le ventole, i raffreddamenti, i ventilatori, no? Qualsiasi cosa. I motori delle pompe dei frigoriferi, sono tutti motori a induzione. Cioè, se pensate, a casi ciascuno di noi ce ne sarà forse una decina abbondante. Un'altra cosa che vale la pena di dire, poi facciamo un altro po' di pause, è che questi motori a induzione si chiamano anche motori asincroni. Asincroni, perché la velocità di rotazione del campo rotante e la velocità di rotazione della spira non potranno mai essere uguali, tenderanno a essere uguali, diciamo così, perché la spira vorrebbe inseguire il campo, come vi ho spiegato prima, ma non potranno mai essere uguali, perché nel momento in cui fossero uguali rigorosamente si annullerebbe la corrente indotta, perché non c'è più flusso variabile, perché il campo visto dalla spira diventa fermo. Quindi non c'è più corrente indotta, non c'è più forza che mette in rotazione. Quindi la spira tende sia a ruotare nella stessa direzione del campo, ma non riesce mai a raggiungere la velocità del campo. Non riesce mai a raggiungere la velocità del campo. Ci sarà sempre quello che si chiama uno scorrimento tra la velocità del campo rotante, la chiamo omega con S, e la velocità della spira, la chiamo omega con R, normalizzata per esempio omega con S. Questo si chiama scorrimento. Questo scorrimento dovrà essere per forza maggiore di 0, non potrà mai essere uguale a 0, ovviamente. I valori tipici sono però piccoli, sono nell'ordine di qualche per cento, sarà 5%, 7%, così di questo. Quindi la velocità della spira non è proprio uguale alla velocità del campo rotante, cerca di avvicinarsi quanto più possibile, compatibilmente con tutto il resto dei vincoli che non sto qui a rappresentarvi. Anche qui, per questi tipi di motori si può introdurre una caratteristica, quindi gli stessi ragionamenti che abbiamo fatto in lì per il motore, diciamo, a corrente continua, sulle caratteristiche e così via, si possono ripetere tale e quale per questi tipi di motori qua. E quindi l'effettiva velocità, quindi l'effettivo scorrimento dipende poi dal carico meccanico, insomma si fanno ragionamenti analoghi a quelli visti. Però non abbiamo il tempo di approfondire questa cosa. Allora direi facciamo un altro po' di pausa.